viviamo anche delle ore un po' particolari, no? Che ci invitano anche un po' alla riflessione, a stare un po'... Guardi, qui sarò un po' duro, è una riflessione che dura una settimana e poi ci si dimentica di tutto fino al prossimo, alla prossima tragedia, alla prossima strage. E così siamo in loro mani perché non sappiamo chi combattere, chi. Sentivo oggi i telegiornali, bisogna reagire, ma contro chi? Dove sono? Sono ombre. Quando prendono corpo è troppo tardi. La nostra cultura può essere un antidoto? No, le culture non hanno mai salvato la ferocia o eliminato la ferocia. Ci vuole tempo e molti morti e poi si quieterà da sola, come gli esodi, come le migrazioni dei barconi, cioè... È un periodo difficilissimo, ma non si risolve nulla, perché non si sa dov'è. Lei monta su un metrò, anche qui, io sono entrato qui, nessuno mi ha controllato lo zaino. Poteva entrare, sì, quindi è solo da sperare che questa ferocia, questa cosa si quieti e passi e si torni a una vita regolare.